In diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo siamo pronti per una nuova puntata della regola della sostenibilità da Francesco a Francesco con Fra Italo Sant'Agostino. Ciao Togni, bentrovati a tutti, buongiorno, è un piacere ritrovarsi ogni lunedì con la regola della sostenibilità per prendersi sempre un po' più cura del bel pianeta che abbiamo, della nostra casa comune. E già sul concetto di casa comune ci soffermavamo anche lunedì scorso grazie alle parole del Papa, un Papa che nonostante i piccoli acciacchi fisici fa sentire forte la sua voce e parlava proprio ieri nel corso dell'Angelus eh, di COP28, questo importante evento che si sta tenendo a Dubai proprio per... Eh, cercare di fare qualche passo in avanti a tutela della casa comune il Papa fa un invito all'azione Netto. Esatto, come sempre, io ho tanta stima di, non solo di Papa Francesco ma anche di una certa generazione perché sono veramente forti. ecco, Papa Francesco, nonostante l'età che insomma può farsi sentire, ecco, riesce comunque in maniera irrefrenabile a fare arrivare la sua voce e continuare a lavorare e a spendersi per quelle che sono le cose importanti della Chiesa e della società e veramente gli farei un grande applauso dal profondo del cuore perché è un grandissimo esempio anche per tutti noi giovani che per il minimo acciacco ecco subito andiamo un po' in panico. <ride> Hai assolutamente ragione, soprattutto di, questi, di questo periodo che insomma non mancano raffreddori ed influenze, così come non mancano tante belle news a tema eh, sostenibilità, il, abbiamo un, una ricca rubrica, vero Fred? Esatto, e partiamo da, l'abbiamo già nominata, la COP28 che si sta svolgendo proprio in questi giorni, dal 30. Dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai. Ecco, ne abbiamo nominato e parlato anche abbondantemente di che cosa sono queste COP28, però un piccolo ripasso credo che possa aiutare. Ed è un'organizzazione, un movimento, diciamo, una riunione grande organizzata dai paesi che hanno aderito al trattato internazionale che è chiamato Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Che cosa è in pratica sostanzialmente? Le Nazioni Unite hanno deciso di dare questa risposta coinvolgendo il più possibile le persone che sono state delegate dall'umanità di gestire il mondo e quindi affidando la risoluzione di questo problema proprio a loro che hanno il potere politico nei relativi stati. Quindi una grande riunione in cui ognuno si prende la responsabilità, si parla di ecologia, si parla come poi praticamente a riuscire a risolvere questi problemi. Quest'anno è a Dubai. È ha lasciato anche forse qualche polemica la scelta di farla a Dubai perché proprio dagli Emirati Arabi viene il più grande uso delle materie petrolifere che sono anche fonte di inquinazione molto rilevante, pensiamo alle plastiche. Però forse in realtà è proprio quello il luogo giusto dove andare a parlare di queste, di queste problematiche intervengono abbiamo detto tantissimi politici atteso anche l'intervento di Papa Francesco che abbiamo nominato che purtroppo non ha potuto partecipare per problemi di salute. Sarebbe stato la prima volta che un leader religioso avrebbe partecipato a un evento simile però è riuscito lo stesso Papa Francesco a fare arrivare la sua voce e vogliamo ascoltarla in questo video che lui no, ha, che ha preparato è. per portare la sua voce al suo, diciamo, a questo evento. Mucho peso non poter essere con ustedes. Confio al Cardinal Parolin le parole que che lui ha voluto dirirles. Quisiera dirles grazie. Gracias porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una COP. Y gracias porque esto atestigua la voluntad de trabajar juntos. Hoy el mundo tiene necesidad de alianzas que no sean contra alguien, sino a favor de todos y es urgente que las religiones sin caer en la trampa del sincretismo den el buen ejemplo trabajando juntas no por los propios intereses o los de una parte sino por los intereses de nuestro mundo y en dentro lo más importante importantes son la paz y el clima demos ejemplo como representantes religiosos para mostrar que un cambio es posible para manifestar estilos de vida respetuosos y sostenibles y pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, cuyas oraciones llegan hasta el trono del Altísimo por el futuro de ellos y el futuro de todos, custodiemos la creación, protejamos la casa común E viviamo in pace e promuoviamo la pace. Grazie. E grazie a te Papa Francesco per la tua energia e anche per la tua dolcezza. È bello, è bello ecco questa, questa testimonianza di una chiesa che vive il suo tempo. Eh, in maniera consapevole, facendo la propria parte, facendo sentire la propria voce. Papa Francesco è uno dei leader mondiali, che, mh, tra quelli che più di, degli altri è, eh, ha preso posizione netta a tutela dell'ambiente e della nostra casa comune, perché questo poi, come lo ha spiegato benissimo lui, tante volte significa sostanzialmente essere dalla parte dei più piccoli e dei più poveri, che spesso vengono soverchiati dalle grandi logiche dei governi o delle multinazionali? Sì, e c'è anche una, un passaggio molto bello da sottolineare nelle parole del Papa, perché c'è un'occasione, diciamo, in tutto questo problema, anche ecologico, noi riusciamo a trovare e forse anche provvidenzialmente un territorio comune tra tutti, perché siamo veramente tutti coinvolti, quindi al di là della religione, al di là del partito politico, del colore, al di là di qualsiasi cosa che possa separarci, siamo uniti tutti quanti perché il nostro destino comune dipende dalla nostra risposta a questo periodo storico. Ecco, non è un caso se anche Papa Francesco è tra i firmatari della dichiarazione dei rappresentanti delle diverse fedi che sono appunto riunite a Dubai per chiedere un impegno attivo anche sul versante transizione energetica. Ma sono tante le news che dobbiamo dare ancora prima di fermarci un attimo, per cui ti chiederei fra Italo quale altra novità. Sono tante le news, la prossima ci rende un po' orgogliosi perché noi italiani siamo arrivati fino in Finlandia pochi giorni fa portare un nostro prodotto. Stiamo parlando di Iseco, prodotto da EcoControl. Che cosa è EcoControl? È un'azienda che ha sede in Molise ed è stata creata, fondata da Fausto Di Stefano dieci anni fa. Praticamente stiamo vedendo questo che è il loro prodotto: è una cabina ecologica, come la possiamo chiamare. È un luogo dove tu vai a portare i tuoi rifiuti, un compattatore perché poi penserà anche ad iniziare un po' il processo di smaltimento, però ha una originalità. Che cosa succede quando tu vai a portare? i tuoi rifiuti, lui riconosce che sei tu, quindi conosce poi effettivamente qual è il tuo consumo. Quindi oltre a permetterti un, uno smaltimento più semplificato, ecco tu hai l'occasione poi alla fine di sapere effettivamente i rifiuti che hai prodotto e in base a questo poi lo Stato applicherà le dovute tasse. Adesso è fatto un bilancio un pochino generale che a volte penalizza di più perché uno dice io perché devo spendere di più in, diciamo, in rifiuti di quanto in effetti non produco ma qual è poi esattamente anche la genialità e l'utilità, che tu diventi consapevole di quanto consumi e quanto sprechi. Quindi consapevoli di questo, ognuno può puntare al risparmio. Il risparmio ci sensibilizza molto di più rispetto a qualcosa che non riusciamo a toccare con mano come l'inquinamento a volte. Allora che succede? Tu sei più consapevole di quanto sprechi, di quanto butti, di quanto consumi, allora vai a ridurre. Così facendo ognuno di noi può essere quindi più consapevole e iniziare attivamente a consumare di meno, a sprecare di meno. Quindi complimenti a questi nostri connazionali e miei conterranei e quindi continuate così a darci queste occasioni anche di speranza e di pedagogia rispetto alla società. Un'ultima notizia riguarda un film festival che si è svolto a Taranto, concluso pochi giorni fa. Qual era la particolarità e perché ci interessa che è un eco film festival. Ossia, un, un festival che ha avuto l'obiettivo ovviamente di eh, far promuovere nuovi talenti del cinema internazionale, però, con l'accento posto su come noi ci rapportiamo con l'ambiente e come anche l'arte cinematografica possa contribuire a sensibilizzare le persone e. Eh, gli appassionati di cinema verso queste tematiche. Dice Gemma Lanzo, che è un critico cinematografico, membro del consiglio nazionale del SNCC e della direttrice artistica di questo festival: è con l'educazione rivolta in particolare ai giovani che questi temi, quindi ambientali, sociali e politici, possono fare la differenza nel domani. Il futuro sono loro e questo festival vuole fornire visioni alternative del mondo, in particolare sull'apporto dell'uomo con la sua casa, dell'effetto che ogni decisione assunta da un singolo individuo può produrre sull'unico pianeta a nostra disposizione. Grazie, Fra Italo. Con queste news ci rendiamo conto di come la sostenibilità non è solo un tema di cui ci riempiamo la bocca, ma è fatto di tanti piccoli e grandi gesti concreti che possono realmente cambiare il nostro mondo. Noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante ma ritorniamo subito insieme perché ritroveremo fra Pietro Maranesi per aprire una parentesi sulla condivisione dei beni nella Chiesa da, appunto, dai primi tempi ad oggi. Per cui restate con noi. A tra pochissimo. Ritorniamo insieme, come detto, con il primo ospite di oggi e già in collegamento con noi, Fra Pietro Maranesi, dottore in teologia e dogmatica, nonché eh, esperto in francescanesimo. Eh, che cosa, di che cosa parleremo con Fra Pietro oggi? Fra ecco, Fra Pietro, benvenuto, bentornato con noi. Oggi sempre in questo percorso che ci riporta Francesco D'Assisi, volevamo un po' capire come la condivisione dei beni nella Chiesa Primitiva, ossia il fatto che nella Chiesa delle Origini si condividesse, poi leggeremo gli Atti degli Apostoli proprio, ecco, come la condivisione dei beni nella Chiesa Primitiva poi sia stata eh, raccolta e messa in pratica anche da Francesco D'Assisi. Innanzitutto ti salutiamo Fra Pietro, buongiorno, benvenuto. Grazie, ben trovato a tutti voi, un saluto a te ditele a voi nello studio ecco Belli noi tempi. andiamo a leggere gli atti degli apostoli capitolo 4 e dice la scrittura la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava la sua proprietà quello che gli apparteneva ma fra loro tutto era comune nessuno infatti tra loro era bisognoso perché quanti possedevano campi o case li vendevano Portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Ecco, desiderio di liberarsi, diciamo, dei beni, nessuno che era bisognoso. Io metterei l'accento su questo. Troviamo un riflesso della Chiesa Primitiva nella intenzione di Francesco? Hai... <ride> hai trovato un testo o hai citato un testo importantissimo nella tradizione cristiana della vita, della vita religiosa. Questo però, questa citazione degli atti degli apostoli vale soprattutto eh, per la tradizione benedettina, cioè davvero la, la Chiesa apostolica costituiva un po' il riferimento ideale di quella novità, novità nel VI, VII secolo cioè creare una città, una civitas cristiana, laddove si sarebbe realizzato quel sogno di una condivisione perfetta, eh, anticipando la Gerusalemme celeste, il luogo dove i beni erano di tutti in una grande festa della famiglia di Dio. No? Questa era un po' l'idea del mondo monastico, fuggendo dalla città per creare il, la Gerusalemme anticipata sulla terra e appunto il modello apostolico della Chiesa degli Atti era un po' il riferente di questo stare insieme, una stabilitas, dove i beni erano da tutti condivisi insieme. Eh, cambia questo modello alla fine in Francesco e nei movimenti evangelici del, del XII-XIII secolo, cioè il modello non è più quello della Chiesa evangelica, della Chiesa apostolica, ma è quello della sequela di Cristo, cioè del Gesù che eh, con i discepoli si mette sulle strade degli uomini, condividendo la sorte degli ultimi. Dunque non una stabilità sicura della proprio bene, benessere, della propria abbondanza di beni condivisi con tutti gli altri, ma un gruppo che con Gesù condivide la sorte degli ultimi. La per essere una parola buona, una parola di, di vangelo a quella emarginazione, a quella marginalità a cui si rivolgeva il loro annuncio. Questo è un pochettino il nuovo modello dell'esperienza francescana. Quindi possiamo parlare di un modo nuovo di approccio anche al bisognoso. Quando tu ti fai eh, seguace di Cristo, ecco che avviene oltre questa divisione dei beni, proprio nella tua intenzione fisica ridurti, eh, abbassarti in modo che tu anche sia bisognoso, giusto? Sì, sì, è proprio questo il, mov il movimento, non, è... non liberarsi da quella povertà per creare un mondo eh, escatologicamente nuovo, prossimo a quello definitivo, ma è immergersi nel mondo, non fuggire per creare un mondo migliore, ma... È, è... C ho la luce davanti agli occhi, aspettate, eh. e, ma creare un rapporto con i bisogni degli altri condividendoli, eh, diventando parte, entrando dentro, è quello che in qualche modo Francesco vede nel movimento che Gesù stesso ha fatto con noi, entrando nella nostra povertà per condividerla e questo un po' la scelta di fondo di Francesco lasciare l'alto della città per entrare nei bisogni e nella eh, insicurezza emarginata che la gente viveva normalmente eh, l'80% delle persone, il 90% delle persone era giù nella valle a vivere una povertà strutturale, quella condivisione diventa una scelta di Vangelo per Francesco. Ecco, se volessimo fare un collegamento stretto con il titolo del nostro programma come e perché questo è sostenibile. Ma questo credo che è sostenibile perché ogni volta che facciamo un'operazione del genere, invece che preoccuparci della nostra perfezione, anche religiosa magari, noi ci preoccupiamo, guardiamo con attenzione, ci prendiamo cura, ci preoccupiamo di coloro che ci stanno accanto e soprattutto degli ultimi, degli svantaggiati. Questo sguardo che si prende cura senza eh, bisogno di fare calcoli sui vantaggi che ne riceve, questa è la logica cristiana, è la logica di un'umanità adulta, un'umanità vera che abbraccia tutti e non c'è un rapporto. Con la realtà dove al centro vi sono i miei bisogni, le mie necessità, ripeto, anche di tipo religioso, di tipo di perfezione. C'è un rischio di egoismo profondo di uno sguardo egoista di tipo religioso. Scusate l'immagine un po' brutale, mi devo salvare l'anima. Questa lettura è, rischia di un'autocentratura religiosa dove io devo risolvere il mio problema. Oh, la mia eternità, ma risolta la quale, alla fine il resto non è che mi interessa più di tanto. È un'educazione all'egoismo, non è sostenibile, è un lasciare gli altri dove sono, perché in fondo non mi riguarda più di tanto, o mi riguarda in base a come mi dà dei vantaggi dei punti religiosi, dei punti paradiso. Ma questo è una lettura egoista, mi sembra. Belli i punti paradiso come immagine per farci capire un po' questa dinamica. Stavo frappietto riflettendo su questa parola che è bisognoso, bisognosi, cercando di capire anche come un po' tutto questo mondo del consumismo abbia creato una società di tutti i bisognosi, perché io credo non ci sia, diciamo, a livello stato sociale in cui tu non abbia qualche bisogno, anche a livello pro proprio pratico, cioè, forse tutti quanti siamo sommersi dal bisogno. Chiedevo. Non so se tu hai una visione da questo punto di vista, ma soprattutto Francesco oggi quali bisogni avrebbe sottolineato come critici e come prioritari per quanto riguarda un abbracciare gli altri? Eh, sì, no, non saprei cosa, quale potrebbe essere la risposta precisa, ma una prima considerazione. È interessante che nei testi di Francesco il criterio delle necessità cioè bisogni, è un criterio che ricorre spesso, le necessità. Le necessità non chiedono permesso, arrivano e ti chiedono, ti obbligano a trovare delle soluzioni. E se hai accanto a te qualcuno che condivide quel stato di necessità, allora diventano le necessità un'opportunità di incontro, un'opportunità di umanizzare se stessi e gli altri, proprio a causa delle necessità. Dunque crea legami, dovrebbe creare legami di solidarietà. Quali necessità, quali bisogni oggi? Io non lo so, ma non voglio fare il moralista della nostra società abbondante, per fortuna, un benessere diffuso e abbondante. C'è un rischio grosso che conosciamo molto bene, è il suscitare bisogni. Che di fatto non avresti se non vedessi quella pubblicità. E la pubblicità è farti avere bisogni, bisogno di bisogni che di fatto potresti fare a meno e staresti bene ugualmente. È un classico: quando andiamo in questi ehm, rifornimenti di benzina lungo l'autostrada, tutti abbiamo, facciamo questa esperienza, si entra in una parte e ti fanno fare tutto il giro per vedere tutta la merce a tua disposizione, della quale non avevi nessun bisogno un momento prima, ma guardandola, vedendola offerta, nascono bisogni. E bisogni che vengono soddisfatti senza averne bisogno di essere soddisfatti, i quali producono, producono consumo ma non risolvono veri bisogni. Capite quello che, che sto dicendo e qual è il rischio quando parliamo di bisogni? Veri o no? Allora forse la domanda si sposta, è, ma quali sono i veri bisogni che dovremmo, di cui dovremmo prenderci cura reciprocamente? E quali sono i falsi bisogni che ci mettono in un'ansia, un'angoscia irreale? Eppure quest'ansia, questa angoscia, sembrerebbe non risolverla senza aver comprato. E poi dopo averlo comprato, resti a mani vuote, nel senso, resti... non era quello il punto, non era quella la questione. È una, è un... Non hai mai ecco, la sensazione di aver raggiunto un equilibrio, perché poi è, è proprio quel mondo che. Ci tiene a tenerti sempre un po' in sospeso, un po' in bilico per continuare ad alimentare quello stato di bisogno. Hai centrato perfettamente eh, l'argomento, che poi in chiave economica si traduce eh, nel consumismo esasperato, nelle produzioni intensive che tanto danneggiano il nostro ambiente, come sappiamo benissimo. Che poi, se posso aggiungere una cosa su questo punto, questo processo, questo meccanismo, è un meccanismo che. Favorisce fortissimamente l'autoreferenzialità, i miei bisogni che esplico quando avrò quell'oggetto, e dove in una, alla fine resta una solitudine infinita. Io con il mio oggetto, ed è un oggetto che non dà possibilità di rispondere a un io che ha bisogni di altri rapporti, non con un oggetto, ma con delle persone alle quali donare la vita, non comprarsi qualcosa per riempire. E credo che Francesco parli di questo, no? l'uomo vero, Gesù, Francesco. Gli uomini veri parlano di questo. Uno sguardo attento, appassionato su coloro che mi stanno accanto e i quali fanno la mia vita, in quanto la regala a qualcuno. Questo è il punto. Ecco, credo che questo sia, così in sintesi, visto che siamo anche in chiusura, un'ottima sintesi per avviarsi verso questo Natale, insomma, cercare di aprire gli occhi ai bisogni degli altri però, più che ai nostri, e cercare di portare questo bellissimo dono nella vita di qualcun altro, che appunto io mi sono accorto di te e mi sono accorto del tuo bisogno, prima ancora di aver dato una risposta al bisogno. Belle e preziose le parole di Fra Pietro e quindi lo ringraziamo per questo dono che ci ha fatto anche oggi. Speriamo di ritrovarti presto. Grazie Ciao, a voi, Pietro. un buon Natale a tutti in anticipo. <ride> buon Natale anche a te, alla prossima, grazie. Noi prossima. restituiamo la linea grazie. alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo con lo speciale a cura della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, per cui non andate via. Buongiorno a tutti. Grazie Toni, grazie Fra Italo. Eccoci qui nel salotto della comunità Laudato Sì. Ogni settimana eh, siamo qui all'interno della regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, a cura dei ragazzi della comunità Laudato Sì di San Giovanni Rotondo. Oggi c'è Chiara. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Oggi vi vogliamo parlare eh, siamo, è in corso la COP 26 e 28 di cui vi parleremo abbondantemente, stiamo pregando per la COP 28 come, come già il Papa ha chiesto e noi abbiamo rilanciato. E oggi vogliamo parlarvi di un progetto molto particolare che ha a che fare con le, con le COP in generale perché è nato nel 2021 quando è stato presentato un progetto alla pre-COP del 2021, un progetto di ecologia integrale eh, che ehm, è stato subito eh, realizzato, un progetto portato avanti da un giovane artista musicista eh, australo-canadese che si chiama Ehm, e stiamo parlando della Living Chapel. Che cos'è questa Living Chapel? Cioè, Cappella vivente. Eh, intanto, la regia, che ringraziamo, ci sta mandando le immagini ehm, di questo posto eh, bellissimo che si trova all'interno dell'Orto Botanico di Roma, una, una delle tre Living Chapel che eh, si trovano in Italia. Ecco, le living chapel sono delle, um, delle un'invenzione bellissima, creativa di, um, di questo musicista che sta per appunto Cappella Vivente. Cosa, co, come nasce, come nascono le Living Chapel, um, ecco, um, mettendo insieme un po' l'arte, l'architettura, uh, l'umanità, la preghiera di, uh, dei giovani, uh, Ravi ha deciso di impiegare un anno e mezzo della propria vita per pregare sulle parole di Papa Francesco. Nell'enciclica Laudato Si. Eh, Questa enciclica lo ha colpito particolarmente, ha deciso di eh, coniugare perfettamente la bellezza della natura con ehm, la profondità della preghiera, dando vita a degli spazi all'interno delle nostre città ehm, che siano completamente ricoperti di verde e che siano dei luoghi in cui ci si possa riconnettere con la natura. In modo tale da innalzare il nostro spirito verso il Creatore, esatto. che è colui che ci ha dato questi doni. Esatto, questi. questi i posti eh, sono dei posti in cui, come diceva Chiara eh, Ravì ha, ha, ha meditato sulle parole del Papa no? serena armonia il Papa nell'enciclica Laudato Si parla molto dei quartieri immaginiamo le grandi città, i quartieri degradati no? e il Papa dice perché non eh, riprendere non dare vita a questi quartieri degradati che devono essere dei posti in cui non dei posti anonimi dei posti in cui si possa, eh, ci, ci si possa a trovare dei punti di riferimento perché avendo dei punti di riferimento essendo diventando questi dei punti di riferimento è più facile anche prendersene cura no? e quindi proprio in quest'ottica che eh, nascono queste, queste living chapel questa qui mh, eh, di Roma poi è stata proprio costruita mh, sul modello della porziuncola di Assisi no? con un significato ovviamente molto chiaro la porziuncola di Assisi è quel luogo dove San Francesco si, si ritirava a pregare ed è un luogo, eh, anche un'installazione che è stata eh, costruita negli Stati Uniti e poi è stata trasportata e installata nell'orto nell botanico di Roma. Ha tante caratteristiche particolari. Una fra tutte è che è realizzata con materiali di scatto completamente. Esatto. esatto, in cosa consiste questa cappella? proprio nel cuore dell'orto botanico di Roma. È costituita da 3.000 giovani alberi che sono stati piantati lì temporaneamente perché potranno essere e possono essere trapiantati in altre zone del nostro paese, in altre zone della terra, in cui si voglia proprio lanciare il messaggio del Significato di, di rimboschire, eh, ridare vita a delle zone degradate, a partire da una grande bellezza come quella di questo orto botanico, ehm, al fatto che in altri posti della terra che probabilmente sono stati imbruttiti dal, <coughs> anche dal peccato o dal, <coughs> dal, <coughs> dal peccato, ecco, dei, dai maltrattamenti umani, possano diventare dei luoghi di preghiera. Queste, eh, queste cappelle all'aperto sono costruite in modo tale che siano totalmente sostenibili, infatti hanno queste, eh, questa fonte di autoalimentazione per cui eh, le piante si alimentano attraverso eh, delle incessanti gocce d'acqua che vanno a rimbalzare su delle pareti metalliche che eh, danno vita ad una bellissima melodia. Questa, ehm, questa fusione della musica con, ehm, con l'acqua, che è questo alimento naturale per le piante, è un, è, è un atteggiamento eh, simbolico eh, di quanto insieme gli elementi della natura, eh, grazie all'ingegno umano, possano superare ogni tipo di differenza, anche differenze culturali, differenze religiose. Esatto, è un significato, è tutto. <coughs> tutto molto 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 simbolico anche eh, i pannelli solari no, che alimentano questa struttura no, fanno sì che eh, si possa pensare come tutto, quello, tu, tutto ciò che c'è nella terra sia appunto una cappella cioè sia una lode al creatore il sole l'acqua eh, la, eh, le piante la natura in generale diventano tutti una lode al creatore e eh, il creatore è una cappella appunto si chiama Living Chapel, una cappella vivente il creatore che si è fatto carne quindi abita questa terra no? e in questa terra noi eh, eh, come diceva San Francesco, questa terra ci è madre quindi abbiamo un padre nei cieli la madre terra e quindi noi siamo fratelli, no? si recupera anche quest'altra dimensione della fraternità che è una dimensione non solo appunto orizzontale siamo fratelli, come tutti lo credono, ma per i cristiani noi siamo fratelli perché c'è un asse verticale che, che, ci, che, ci unisce, che ci unisce a Dio. E inoltre, questi, come diceva Chiara, sono tutti materiali di scarto. Quindi dalla, questo è il concetto dell'ecologia integrale, no? l'economia circolare. Dallo scarto lo scarto può diventare una risorsa. Quello che è brutto, addirittura diceva Chiara, no? Sono le gocce cadono e creano un, è uno strumento musicale totalmente nuovo, non, non è uno strumento musicale convenzionale. Sono dei fusti di petrolio eh, riciclati e quindi quello che è brutto, quello che doveva essere buttato, quello che forse ha provocato anche magari... Inquinamento o CO2 eccessiva può diventare armonia, uno spazio in cui la gente entra e, come giustamente diceva Chiara, si riconnette, si riconnette con, con l'ambiente, si riconnette eh, con, con i fratelli e, eh, e, e crea inoltre anche la possibilità di rimboschire e di riforestare, perché questo poi diventa un grandissimo progetto di riforestazione. Come questo ce ne sono altri? Ce no? ne sono altri, in Italia ce ne sono due: uno in Veneto e un altro a Milano che è nato grazie alla collaborazione dei frati Giuseppini, che hanno un ente di formazione professionale e che hanno proprio come mission quella di rieducare i giovani che abitano la strada per poterli insegnare un mestiere che possa portarli ad avere una vita compiuta. E in particolar modo gli insegnano a loro a lavorare nei vivai e scelgono, hanno scelto queste, queste ...sta zona di Milano. Per costruire um, una Living Chapel, e um, i giovani proprio di questa comunità se ne prendono cura, coltivano uh, le piante e quotidianamente uh, abitano questa zona per, um, per non lasciarla, non farla deca decadere e non, non abbandonarla. E, um, uh, e proprio con questo scopo sono, una, um, um, sono loro stessi uh, un, ecco, un, una, uno scarto che. È diventato di nuovo, che è tornato a vivere, eh, così, come, così come le zone eh, di, di Milano che sono abbandonate e, eh, e degradate, eh, sono loro stesse ritornate a vivere attraverso la bellezza di questa natura. Eh sì, e questo è un grandissimo segno di speranza. Su queste immagini e soprattutto su quelle che eh, andranno tra un po' in onda vi lasciamo. Queste sono immagini prese dal sito ufficiale della Living Chapel. Vi lasciamo con questo video che, in cui potrete ascoltare la musica che vi abbiamo soltanto descritto, adesso la potrete ascoltare e, e vi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Siamo all'Orto Botanico di Roma che ospita la Living Chapel, una struttura che è stata pensata e progettata negli Stati Uniti ed è arrivata qui da noi all'inizio di marzo 2020. La Living Chapel è un'installazione artistica che unisce architettura, musica e natura. Nasce da un'idea di Julian Darius Rivi, un compositore musicale australiano-canadese che è stato supportato da più di 100 studenti volontari e si è lasciato ispirare dall'enciclica papale Laudato Si e dai principi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Siamo finalmente vedendo la fine di un lungo percorso che è iniziato un anno fa quando Julian venne da me proprio in questo periodo e mi propose questo progetto assemblare, costruire la Living Chapel qui all'Orto Botanico. Io ho aderito con entusiasmo a questa proposta e alla fine siamo riusciti a portarla al compimento anche in maniera un po' rocambolesca perché abbiamo iniziato a lavorare, a costruirla proprio nel pieno della, della crisi che ha colpito l'Italia in particolare ma insomma molti paesi che sono stati appunto vittima del La Living Chapel è una struttura costruita interamente in alluminio riciclato e rivestita da più di 3.000 piante che rimarranno in maniera definitiva. L'installazione è anche dimora temporanea di migliaia di giovani alberi provenienti dalle foreste dell'Europa centro-meridionale, appartenenti a più di 40 specie diverse e rappresentano nel loro insieme un autentico esempio di biodiversità. Oltre agli alberi forestali, anche una collezione di frutti dimenticati provenienti dall'Umbria rappresentano un importante patrimonio genetico vegetale. Lavoriamo da tanti anni nell'ambito di sostenibilità e quando ci hanno proposto coinvolto in questo progetto siamo stati contentissimi perché rientrava perfettamente nelle nostre finalità e nei nostri valori. In particolare eh, le sfide dell'ONU 2030, gli obiettivi, la raggiunge concretamente, la laudato sì e i principi di ecologia integrale del Papa, uh, per cui non c'è sostenibilità se non è economica, ambientale e sociale, ci ha subito coinvolto. La prima sfida che abbiamo incontrato è stata quella di portare la, la struttura e tutti i pezzi prefabbricati dall'America, quindi con strade larghe fino a qua al tessuto storico eh, romano eh, dentro l'orto botanico. È stata una sfida a riuscire a tradurre la visione, è stato molto interessante perché la struttura metallica di sottofondo è stata ben pensata anche per essere smontata e poi trasportata, quindi l'occasione sarà anche di portarla in giro e raccontare la bellezza di questa esperienza. È costituita da materiale riciclato, in gran parte riciclato e tutto comunque riciclabile. Là ah, i giochi di musica. Eh, più tecnici eh, realizzati con dei martelletti che vanno, ad azionare, vanno a suonare su dei tamburi e sono azionati da un gioco di acqua, sono alimentati da fonte rinnovabile, cioè da fotovoltaico, per cui sappiamo che anche la sua efficienza energetica sarà un aspetto molto caratterizzante. E in più sarà un oggetto vivo perché le piante, anch'esse alimentate dall'acqua, in parte piovana, in parte fornita diciamo, da acqua di recupero e fatte girare eh, attraverso l'impianto fotovoltaico, sarà anch'essa occasione di evidente sostenibilità. E come ci ricordava stamattina fra Pietro Maranesi, non c'è sostenibilità ambientale, economica, ecologica se non c'è prima una sostenibilità umana e sociale. A questo proposito, stamattina siamo molto lieti, Fra Italo, di avere con noi in collegamento Suor Rosalina, fondatrice e responsabile della comunità Shalom. Buongiorno, Suor Rosalina. Buongiorno a voi e grazie dell'interesse vostro nei nostri riguardi. Ebbene ci è venuto molto facile, molto naturale, stiamo vedendo anche il vostro sito ufficiale in, a tutto schermo, perché voi vi occupate del prossimo, del prossimo più bisognoso, non voglio anticipare nulla perché ti chiederei appunto come è nata la comunità Shalom e eh, a chi appunto rivolge le sue attenzioni. Allora, la comunità Shalom, Squat, 38 anni fa, io ero responsabile della pastorale giovanile di una diocesi qui eh, del nord e vedevo molti giovani morire. Diciamo che all'inizio anche chi apriva le comunità avevano una in, eh, deontologia un finale, un obiettivo molto limpido. Molto chiaro. Poi hanno, sono subentrate le sovvenzioni e pian piano il soldo, come sempre, sposta molto la deontologia e la finalità. E vedevo molti giovani morire che andavano nelle comunità, dopo un anno tornavano e poi ritornavano. Ecco, e in quegli anni si sono riempiti molti loculi dei cimiteri in modo. Impressionante. Ecco. E così eh, ho di fronte a una diciamo, morte abbastanza violenta di un ragazzo che avevo avuto modo di conoscere perché eh, i genitori pensionati portavo la comunione. Ecco, mi aveva molto turbato il fatto e mi ha messo diciamo, un punto di domanda. Non si può ricostruire anche un po' di spiritualità che li abbiamo zoppati i giovani. Hanno tutto, hanno tutte le cose moderne, ma dato che noi, perlomeno fino a prova contraria, anche scientifica, siamo fatti di spirito, anima e corpo, non è possibile alimentare solo il corpo, perché uno si suicida, si ammazza, devia. Perché sta male dentro, sta male in quella parte non visibile e che nessuno può comprare al mercato per farla star bene. Sta male dentro che solo comunque un legame spirituale, una presa di coscienza etica morale può creare benessere. Non esiste solo il benessere economico, sociale, di icona, di immagine. E noi, i nostri giovani, almeno. Io ne ho più di 200, tutti quelli che sono qui, eh, diciamo, la preghiera, lo spirito, erano elementi perfettamente sconosciuti. Ecco, sono Rosalina, hai detto una frase. E' per questo che è nata la comunità. È... Infatti visitavo alcune comunità e poi mi dicevo, se io dovessi aprire una comunità, faccio l'esatto contrario di quello che ho visto. E la sintesi. Hai detto una frase che non possiamo ignorare perché perlomeno a me mi ha proprio preso come un pugno nello stomaco, ho visto tanti giovani morire. E quello sì. della tossicodipendenza, diciamo, era un tema anche di moda, ma tanti anni fa. Adesso non se ne parla più tanto come prima, anzi, i più dei divi cantanti di questi giovani, in particolare di un genere musicale, inneggiano anche alla libertà della droga e delle droghe leggere. Tu che purtroppo, hai una visione molto chiara e molto attuale, ci puoi dire se i giovani hanno ancora un problema rilevante con la tossicodipendenza e quanto può aiutare anche una canna a vivere la vita più leggera così? Allora, scusa, ma quasi non siamo riusciti... È arrivato a... un amico, <ride> due amici. Eh, due. Eh, allora, purtroppo... Quando una situazione resta fenomeno, è posta al centro dell'attenzione. Quando diventa, diciamo, stile di vita, non è più posta al centro dell'attenzione e passa. È una moda terrena che è così. Eh, vedono un attore col codino e l'orecchino e tutti i giorni si mettono il codino e l'orecchino. Eh, è così in tutte le ideologie in tutti anche gli approcci umani esistenziali. Quindi non è più fenomeno la droga, non è più fenomeno l'AIDS e quindi diventa costume, diciamo, comune. Ed Noi abbiamo qui molti ragazzini anche che appartenevano alla baby game. Il loro, diciamo, di parlare, la loro modalità dialettica veramente era sconcertante. Purtroppo c'è di moda questo. Mh, qualche anno fa era di moda altre cose e così. Ora il male lo si diciamo combatte non criticandolo solo, perlomeno, ma cercando di costruire ehm, di, degli anticorpi che combattano queste tossine che sono nel tessuto. Da quando esiste il mondo come diceva la Genesi nel capitolo 4, il male sta, il diavolo sta accovacciato non nel comune, all'interno del tuo cuore. Quindi c'è una predisposizione seduttiva nel male che ce lo portiamo dentro. Il problema è che okay, esiste il male in, in tutti diciamo, i campi, quindi bisogna creare anticorpi contro queste tossine inavvertite che sono normali nella società. E lo si fa solo attraverso diciamo l'amicizia con Dio. Io sono una suora, per me questo sta al primo posto. I nostri, noi, se voi siete un po' esperti delle comunità o di realtà del genere, chiudono tutto a chiave quando non ci sono gli operatori, tutto è chiuso, tutto è... Ecco, noi non chiudiamo chiave nulla, a parte il vino che ci regalano, che usiamo per mangiare, niente, non è mai successo che rubassero, non è mai... nemmeno l'ufficio sta aperto fino alle 2 o le 3 di notte, i ragazzi vanno e vengono, perché se tu crei nel ragazzo non fare agli altri ciò che non vuoi fatto a te, ed è... non è un discorso di avere tante cose, diciamo, di benessere fisico, ma di costruzione, quello non ruba, tranquilli che non ruba. Se tu dici ragazzi, ragazzo, ma perché dici tante parolacce? Hai piacere quando le dici a te. Quando le dici a te, tendenzialmente, quando lo dicono a te, tenti di sferrare un pugno. Tu non dici le parole agli altri, gli altri non le dicono a te. Grazie Sor Rosalina per la tua testimonianza, bella e preziosa, per i tanti messaggi che hai lanciato. I tempi della TV purtroppo sono sempre brevi e quando si, si ascoltano delle, be si ascoltano delle belle storie come la tua evapora il tempo, <ride> però siamo certi che magari sì. ci ritroveremo anche in futuro per ascoltare dalla tua voce le tante iniziative. Non in te. Magari venite qui in comunità. Molto è un volentieri, po molto volentieri. Anche perché, perché te lo dico, è, ti voglio già è, bene. È diversa. <ride> sì, sì. <ride> Grazie di cuore. Grazie a te. Grazie a te e speriamo che serva riportare un po' Dio al centro, che così riportiamo un po' di ordine. Assolutamente sì, e invitiamo società. tutti i nostri telespettatori a connettersi col vostro sito comunitasialom.it per rimanere aggiornati sulle vostre grazie. attività. Grazie su Rosalina, tanti cari auguri del Natale ormai imminente e buon lavoro. Sì, grazie, il Signore vi strabenedica, grazie di cuore, arrivederci. Grazie, grazie a te e grazie a tutti quanti voi per essere stati insieme a me a Fra Italo Sant'Agostino per questa puntata, questa nuova puntata della regola della sostenibilità, l'appuntamento fra Italo è alla settimana prossima. Lunedì prossimo vi aspettiamo. Rosalina, sei ancora con...